Margherita Grassini Sarfatti nasce a Venezia nel 1880 da una nota e ricca famiglia ebraica. È una donna di straordinaria forza, di sofisticata cultura e di autentica intelligenza. Nel contesto internazionale delle donne del XX secolo, che con la loro personalità hanno contribuito a costruire il mondo moderno, la Sarfatti spicca come un astro di prima grandezza. E ciò nonostante gli aspetti di coinvolgimento politico con il regime fascista di cui fu stella polare. Margherita Sarfatti, passata alla storia per essere stata musa e amante di Mussolini, fu in realtà colei che lo educò, rendendolo adatto a ricoprire cariche pubbliche di rilievo internazionale. Margherita sapeva guardare le opere d'arte. Aveva talento nel riconoscere al primo sguardo. La parola arte è per noi italiani come un secondo nome della patria. Teorica e propagandista del movimento che si muove nel clima europeo di ritorno all'ordine, nella Milano degli anni venti fonda e promuove il gruppo Novecento, movimento caratterizzato da una pittura forte e sintetica che si ispira agli artisti del Quattrocento, in particolare Masaccio e Piero della Francesca, reinterpretandoli in chiave moderna. Così nasce il gruppo dei sette pittori del Novecento: Sironi, Funi, Doudreville, Bucci, Oppi, Malerba e Marusigli. La conoscenza con Sironi si concretizzò in un duraturo e appassionato rapporto, in cui la Sarfatti valorizzò il pittore comprendendone la statura eccezionale e il ruolo preminente nel panorama del Novecento europeo. Nel 1920, a proposito dell'artista, scrive: lui, Sironi, ha preso dagli antichi la lezione della misura, della compostezza e della sobrietà, squadrata e semplice, ma questa misura aurea della classicità la desume dai vecchi maestri, senza imitarli. Il fascismo, già nitidamente razzista al torno degli anni 30, le si è rivolta contro. Così come il suo capo che la allontana e persino la ripudia. Negli anni seguenti viaggia molto, scrive collaborando anche con giornali ed editori stranieri, finché le istituzioni delle leggi razziali del 1938 non la induce a lasciare l'Italia. La Galleria Russo è lieta di inaugurare la mostra Margherita Sarfatti e l'arte in Italia tra le due guerre. Attraverso un'ampia selezione di opere, in gran parte originariamente presenti nella collezione di Margherita Sarfatti, la mostra evoca l'immagine di una donna che si è rivelata una delle maggiori interpreti della sua epoca. Io sono nuova, io nasco ogni mattina. Ciò che feci ieri non è la ragione determinante di quanto farò domani.